Giovanni Santi e è il figlio del pittore Giovanni Santi e appunto inizialmente compie l'apprendistato dal padre e alla morte del padre si sposta presso la bottega di Pietro Perugino appunto a Perugia e dal Perugino mutua dei moduli stilistici molto eleganti e aggraziati. Perugino aveva appunto questo stile molto lineare, ancora quattrocentesco, molto pulito, però caratterizzato da questa dolcezza, che è uno degli aspetti che Raffaello sicuramente mutua. E, importante è dire che alla fine del Quattrocento in Italia centrale erano presenti anche degli artisti veneti. In particolare Giovanni Bellini viaggiò in Italia centrale e quindi Raffaello ha modo di entrare in contatto anche con uno stile diverso, cromatico. Infatti in Raffaello abbiamo anche una morbidezza del colore che è molto diversa rispetto al colore tosco romano di un Michelangelo pittore, il quale invece aveva questi colori molto accesi, molto contrastanti. Noi in Raffaello abbiamo morbidezza anche da quel punto di vista, poi chiariremo meglio. E questa prima fase è caratterizzata più che altro da quest'opera qui, che si chiama Sposalizio della Vergine. Successivamente, nel 1504, Raffaello si trasferisce a Firenze, e laddove ha occasione di entrare in contatto in qualche modo con l'arte di Michelangelo e Leonardo e quindi in questo modo egli innova il suo approccio pittorico, ma non solo, modifica anche appunto il suo stile, creando una sintesi perfetta tra i modelli stilistici di questi autori. E in particolare a questa fase fiorentina appartengono soprattutto le Madonne, anche la Palabaglioni, le Madonne, le quali hanno una morbidezza di contorni che deriva dallo sfumato di Leonardo, precedentemente non era presente in Raffaello. È anche la fase in cui Raffaello inizia ad eseguire dei ritratti come questo, il ritratto di Agnolo Doni e Maddalena Strozzi. Questo è il tipico esempio del ritratto raffaellesco, molto diverso rispetto a quello di Leonardo, anche se vedete che il ritratto di Maddalena Doni chiaramente si rifà alla posa della Gioconda, però non c'è l'introspezione psicologica, non c'è la problematicità di Leonardo, non c'è la prospettiva atmosferica così nebbiosa come Leonardo, c'è solo un accenno di sfumato. E quello che interessa qui a Raffaello è mettere in evidenza il rango sociale di questi personaggi. Dopo questa fase fiorentina, nel 1508, un momento importantissimo, Raffaello è chiamato a Roma da Papa Giulio II. Abbiamo detto che nel 500, cioè nella maniera moderna, fondamentali sono appunto, è fondamentale la committenza papale. E Raffaello è chiamato ad affrescare gli appartamenti papali, ossia le stanze vaticane. Questa è l'opera della vita di Raffaello, nel senso l'opera forse più importante, in cui egli, ancora una volta, capace di reinventarsi, crea uno stile pittorico molto, molto unitario, in grado di creare una narrazione anche corale con molti personaggi, risente in questa fase chiaramente un po' più di Michelangelo, lo vedete qui nella scuola di Atene, e prospettiva centrale, edifici classici citati e soprattutto appunto la presenza di questi personaggi che sicuramente si rifanno un pochino di più a Michelangelo in questa fase romana. Questo è il cartone preparatorio che si trova a Milano, cartone per la scuola di Atene. Questi appartamenti vaticani, appunto, queste stanze sono la stanza della segnatura, la cui opera principale è la scuola di Atene, e poi la stanza di Eliodoro, in cui abbiamo la famosissima liberazione di San Pietro dal carcere, stupenda per il modo in cui orchestra la luce Raffaello. La stanza dell'incendio di Borgo, in cui Raffaello addirittura si ritrova ad anticipare il manierismo. E poi la
l'ultima, la stanza di Costantino, che di solito non viene tanto presa in considerazione, più che altro perché viene realizzata più da Aiuti che da Raffaello. Raffaello muore molto giovane, muore nel 1520 e lascia veramente un vuoto all'interno dell'ambiente romano, perché l'artista ha una grande influenza. Però a Roma, oltre a realizzare le stanze vaticane, realizza tutta un'altra serie di opere importanti in questa fase matura. Affresca anche le logge vaticane, la villa della Farnesina, realizza una serie di ritratti, perché Raffaello diventerà un maestro nel ritratto, la tipologia del ritratto, il Raffaello si evolverà e arriverà a un incredibile scavo psicologico, però più sottile. Anche lui rappresenterà i personaggi, anche paradossalmente nel rapporto con lo spettatore, quindi lo spettatore si sentirà molto vicino a questi personaggi. Non è lo scavo psicologico di Leonardo, è un altro modo di rappresentare l'altro da sé, quindi di rappresentare questi personaggi importanti come Leone X. Allora, partiamo dall'opera che caratterizza la prima fase più precoce di Raffaello, ossia lo Sposalizio della Vergine, che oggi si trova alla Pinacoteca di Brera e che rappresenta un po' lo stile della formazione di Raffaello. Allora, il soggetto è tratto dai Vangeli Apocrifi e prevede appunto la rappresentazione dello sposalizio della Vergine, in cui troviamo il sacerdote in primo piano che unisce tramite un anello Maria a sinistra e Giuseppe a destra, dopo che appunto i pretendenti alla mano della Vergine avevano in mano dei ramoscelli e solo allo sposo predestinato sarebbe solo lo sposo predestinato avrebbe visto il suo ramoscello fiorire. Infatti Giuseppe ha il ramoscello fiorito. Ecco, sulla sinistra vediamo le compagne della Vergine e sulla destra invece tutti gli altri pretendenti, tra i quali uno adirato, il quale è colto nell'atto di spezzare il ramoscello su un ginocchio. E il tutto è ambientato in un contesto molto interessante, in un contesto di una piazza, la quale è indagata con questa scacchiera pavimentale, e il tutto ha come fulcro, sullo sfondo, questo tempio. La composizione si rifà sicuramente ad alcune opere di Pietro Perugino, non solo a un'opera presente nella Cappella Sistina che si chiama Consegna delle Chiavi, che qui non rappresentiamo, ma soprattutto allo Sposalizio della Vergine di Pietro Perugino. Quindi il contatto col maestro è presente, però un confronto tra i due dipinti chiarisce lo stile già del precoce Raffaello rispetto a quello di Perugino. Vediamo infatti che in Perugino, prima di tutto, abbiamo molta più staticità. Infatti il sacerdote al centro è rappresentato rigidamente frontale, simmetrico, in maniera assiale rispetto alla composizione e eccessivamente rigido. Invece vediamo che in Raffaello il sacerdote è inclinato, ha la testa inclinata da un lato e quindi dà un pochino più di naturalezza alla composizione. La distribuzione dei personaggi è diversa. In Perugino abbiamo tutti i personaggi su una stessa linea prospettica. Invece in Raffaello abbiamo due semicerchi, un semicerchio aperto verso lo spettatore e un secondo semicerchio aperto verso lo sfondo, quindi uso di questa disposizione circolare dei personaggi che dà più animazione e movimento. Inoltre in Raffaello vediamo più calma nelle compagne di Maria sulla sinistra e invece sulla destra notiamo maggiormente un'animazione, un dinamismo nell'ambito dei pretendenti vicino a Giuseppe. L'altro elemento di grande differenza che salta all'occhio è dato dal tempio. Il tempio in Perugino è rappresentato come un tempio poligonale ed è tagliato dalla forma centinata, quindi arcuata, della tavola. Questo dà un senso di spazialità un po' angusta. Invece Raffaello apre completamente lo spazio, crea un tempio che è visibile completamente,
che non è tagliato dal margine superiore del dipinto ed è un tempio che somiglia molto a un tempio che veniva progettato in quegli anni da Bramante a Roma, il tempietto di San Pietro in Montorio. Infatti, vediamo che la pianta del tempio rappresentato nello sfondo del dipinto di Raffaello è anche una pianta che sembra quasi circolare, quindi il tempio risulta molto più arioso. Addirittura lo spazio è costruito in modo diverso, tramite la raggiera del pavimento della piazza. E tramite la scacchiera noi ci rendiamo conto che lo spazio di Raffaello è uno spazio che si estende anche oltre al tempio. E quindi è uno spazio quasi circolare quello di questo dipinto, il cui centro è il tempio stesso, è una sorta di ruota raggiera, uno spazio quindi molto più aperto, di ampio respiro. E questo è dato anche da questa parte, dal porticato del tempio che si apre sullo sfondo. Poi la prospettiva è usata in maniera magistrale da Raffaello e i personaggi sono tutti in scala, la collocazione di alcuni personaggi vuole proprio ribadire la collocazione prospettica su più piani. Invece in Perugino abbiamo alcuni personaggi fuori scala, decisamente rispetto al tempio. Quindi nel complesso possiamo dire che lo stile di Raffaello già qui è caratterizzato sicuramente da un'influenza di Perugino nella grazia delle figure, però da una maggior libertà, naturalezza e da un'ampia padronanza della prospettiva, che non è usata in maniera rigida, bensì in modo funzionale alla narrazione e all'apertura dello spazio. Notiamo poi l'aspetto relativo al colore, molto importante. Prima abbiamo detto che nel centro Italia era stato presente anche Giovanni Bellini, quindi probabilmente Raffaello mutua già una certa influenza della pittura veneta. La pittura veneta del 400 e poi del 500 è molto importante, rappresenta un approccio alternativo all'arte rispetto a quella tosco-romana. Basato, quello della pittura veneta, l'approccio della pittura veneta è basato sul colore. Non è il colore stridente, contrastante, molto squillante di Michelangelo, quello dei pittori veneti. È un colore morbido, naturale, più simile a quello di Leonardo, ma Leonardo indagava il paesaggio, la nebbia, la prospettiva atmosferica. I pittori veneti indagano il colore. E addirittura i pittori veneti nei loro dipinti creano una luce dorata, quasi da tramonto, che dà molta morbidezza e crea un colore suggestivo. E nel dipinto di Raffaello noi la ritroviamo, c'è questa luce leggermente dorata che dona veramente questa grazia alle forme e al colore. E poi notiamo anche come i pittori veneti utilizzino non tanto la prospettiva geometrica, bensì la prospettiva cromatica. Neanche la prospettiva atmosferica di Leonardo, ma quella cosiddetta cromatica, ossia i pittori veneti sfruttano un'illusione ottica secondo la quale i colori caldi sembrano avvicinarsi a chi guarda, i colori freddi hanno l'effetto ottico di allontanamento. I pittori veneti sfruttano questo e qui anche Raffaello crea la cosiddetta prospettiva cromatica, per la quale in primo piano notiamo colori più caldi e sullo sfondo colori più freddi, questo accento al senso prospettico. Quindi nel complesso un dipinto già molto interessante che ci dà un po' tutti i caratteri tipici che saranno propri di Raffaello. Allora, fase fiorentina di Raffaello. Ecco che Raffaello può entrare in contatto con l'arte e la produzione di Leonardo e di Michelangelo e mutuare da loro alcuni caratteri. Allora, da Leonardo Raffaello mutua 1. La rappresentazione piramidale della figura, la disposizione piramidale, la notiamo in tutte queste Madonne, numerose Madonne che Raffaello dipinge appunto ai primi anni del Cinquecento, come questa, nel suo periodo fiorentino. Disposizione piramidale, e però il Leonardo la piramide, ricordiamo, era una piramide mossa, era mossa dall'indagine dei moti affettivi. Infatti Leonardo avevamo proprio una ricerca dei rapporti tra le figure, i rapporti emotivi tra le figure che avvenivano tramite il gioco di gestualità e di sguardi. In Leonardo questa indagine psicologica ed emotiva era molto profonda, in Raffaello diventa più dolce. Infatti in queste Madonne notiamo chiaramente come
vi sia proprio innanzitutto la ripresa di un soggetto che già avevamo incontrato in Leonardo, sia nella Vergine delle Rocce, l'incontro quindi tra il piccolo Gesù e San Giovannino, ma anche nel cartone di Sant'Anna che ritroviamo qui. E Raffaello tratta più volte questo soggetto, quindi con la Vergine, San Giovannino e il piccolo Cristo. Ed è un soggetto che viene trattato sempre con quell'attenzione ai moti dell'animo, ma non così tormentata come Leonardo. Infatti qui i moti dell'animo che vengono evidenziati riguardano più la tenerezza della Madonna, appunto, che è rappresentata per esempio qui nell'atto di abbracciare Cristo, il piccolo Cristo, e qui abbiamo anche un discorso che riguarda appunto tutta l'affettività legata alla maternità, quindi la Madonna rappresentata come una giovane donna piena d'amore verso il suo bimbo. E però abbiamo anche tutto il discorso relativo ai rapporti con le altre figure, quindi la Madonna in questo caso sta osservando San Giovannino. E Raffaello rappresenta in maniera molto tenera anche i bimbi, molto aggraziata, quindi non solo i volti femminili così perfetti e addolciti, ma anche proprio la tenerezza dei bimbi. E quindi abbiamo qui il piccolo Gesù che è colto nell'atto appunto di toccare questa croce attributo di San Giovannino. Quindi da Leonardo viene mutuata sicuramente questa poetica degli affetti, ma appunto più addolcita. Viene mutuato anche il discorso dello sfumato, infatti qui vediamo che i contorni sono morbidi, non sono netti, e il chiaroscuro, ecco, soprattutto in direzione del chiaroscuro sfumato che Raffaello si fa influenzare da Leonardo, quindi un chiaroscuro molto morbido, steso in maniera veramente graduale, anche se esistono tutti i passaggi dalla luce all'ombra e le figure sono anche molto volumetriche. La prospettiva atmosferica è presente in parte minima, quindi sullo sfondo abbiamo sì gli oggetti che diventano un po' più azzurrati, però non è tutto così sfocato come Leonardo, ovviamente. Di Michelangelo abbiamo la rappresentazione del corpo in movimento, delle torsioni, vedete la figura della Madonna, sicuramente una figura in torsione, che non appare statica, e anche la figura del bambino in questo caso qui. Quindi, ancora una volta, capacità da parte di Raffaello di unire questi stili così diversi. Poi, altri caratteri tipici di queste Madonne, appunto, l'efficacia espressiva, mentre in Leonardo avevamo, vi ricordate, la Vergine delle Rocce implicava una complessità iconografica, per cui addirittura le figure di San Giovannino e del piccolo Cristo venivano quasi confuse dallo spettatore. Invece qui no, qui Raffaello è molto attento a tutta la tradizione iconografica, è molto attento al fatto che ogni figura sia discernibile in modo immediato. Quindi il piccolo San Giovannino è vestito di pelli, ha la sua croce ed è ricciuto, è facilmente identificabile come San Giovannino. Addirittura la Vergine veste un manto rosso e una veste rosa e un manto blu, che sono proprio i colori tradizionali della Vergine. Poi qui abbiamo anche un riferimento simbolico che rimanda comunque sempre alla tradizione. Abbiamo questo fiore, questo papavero rosso, che prefigura già la futura passione del Cristo. Quindi tutta una serie di elementi legati a queste rappresentazioni appunto iconografiche di Madonne, che comunque uniscono una narrazione immediata, efficace e semplificata all'influenza di Michelangelo e Raffaello. Lo vediamo anche nel paesaggio, anche se il paesaggio è molto più morbido, più civilizzato rispetto a quelli primordiali di Leonardo. Discorsi simili si possono fare per tutte le altre Madonne, ecco qui la Madonna del Cardellino, anche qui la tenerezza del bimbo, il dialogo tra i personaggi, e qui vediamo proprio appunto anche questo sfumato, che però non è così intenso come Leonardo. Ecco, abbiamo tante variazioni sullo stesso tema, no? Queste Madonne che erano destinate però alla devozione privata. Raffaello si evolve anche in fasi successive rispetto a quella fiorentina, qui è già la fase romana, anche se Raffaello riceve commesse e incarichi anche in altre zone d'Italia. E ecco, queste Madonne sono molto interessanti. Madonna della Seggiola, evoluzione quindi nell'ambito della rappresentazione di un soggetto simile. Abbiamo sempre la Madonna col bimbo più San Giovannino che spunta sulla destra.
Questo è un formato particolare, un formato circolare che abbiamo visto in Botticelli, nella Madonna del Magnificat, in Michelangelo, Tondodoni. Formato circolare che andava molto di moda, soprattutto nella Firenze dell'epoca. Rimandava quegli specchi convessi che implicavano una leggera deformazione della figura ai lati. Qui Raffaello non si sofferma sulla deformazione particolarmente, anche se questa parte qui sicuramente centrale risulta molto imponente. Qui l'aspetto più interessante riguarda il modo in cui è rappresentato il sacro. Vedete che la Madonna è posta di tre quarti sulla seggiola ed è come se fosse rappresentata in un modo che la rende molto vicina e prossima allo spettatore. Qui è come se Raffaello utilizzasse i moduli stilistici tipici del ritratto nella rappresentazione sacra. È come se Raffaello rappresentasse una Madonna che è seduta vicino a noi, come se fosse una giovane donna, una fanciulla. Pone quindi l'accento sull'umanità di questa Madonna e la rappresenta addirittura come se fosse veramente molto, molto vicina allo spettatore. Questo forse è il livello più alto di Raffaello nella rappresentazione e nella riforma della tipologia della sacra conversazione. Infatti abbiamo la Madonna Sistina, creata per la città di Piacenza, appunto, per la chiesa in particolare di San Sisto a Piacenza. E qui Raffaello esegue però questa Madonna per Papa Giulio II, il quale in qualche modo vuole essere rappresentato in questo santo qui, che è San Sisto, che era un santo legato alla città di Piacenza, assieme a Santa Barbara. Però nelle fattezze di San Sisto noi troviamo anche un riferimento a Giulio II. Allora, qui è molto interessante. Viene rappresentata la Madonna con in braccio il Cristo a figura intera, la quale sta fluttuando, sta scendendo a passo quasi di danza da una coltre di nubi. Sta scendendo praticamente verso lo spettatore. Queste nubi verso l'alto si trasformano in volti di cherubini, di angeli. E quindi questa è una rappresentazione che non ha più alcun tipo di aggancio percettivo architettonico e non abbiamo più un aggancio razionale architettonico, come invece potevamo notare nelle opere di un Piero della Francesca, in tutte le sacre conversazioni che esistevano in precedenza. Qui Raffaello, anticipando anche, se vogliamo, alcuni aspetti dell'arte successiva, qui Raffaello rappresenta il divino che si svela in una dimensione sovrannaturale, quindi le nubi, quindi i cherubini. E per questo motivo, proprio questa sorta di epifania del divino che sembra veramente discendere verso lo spettatore e svelarsi, e la Madonna qui però è rappresentata, ecco, abbiamo un Raffaello che riesce da una parte a rappresentare proprio il divino puro, quindi questo cielo di cherubini, questa Madonna che dal cielo discende verso lo spettatore, dall'altra, proprio perché è una manifestazione pura del divino, priva di agganci razionali, prospettici, eccetera, è necessario dare comunque dei riferimenti materiali. E Raffaello li limita al massimo, ma li dà nei due angioletti in basso, che sono stati riprodotti sulle maglie, isolandoli dal resto dell'immagine, quindi è anche una rappresentazione fuorviante. Qui, lì, quegli angioletti così teneri hanno proprio la funzione di dare un aggancio un po' più materiale a queste immagini. Infatti, sarebbero appoggiati su una balaustra. Questi angioletti sarebbero appoggiati su una balaustra, quindi la balaustra con gli angioletti sopra è proprio il limite fisico materiale che introduce a una rappresentazione che si fa puramente divina. Infatti, in alto abbiamo proprio le tende, questo tendaggio che scopre, svela letteralmente appunto questo divino. E la Madonna viene rappresentata un po' per bilanciare questo aspetto così di puro divino che appare, viene rappresentata come una fanciulla, quindi scalza, quindi con vesti molto molto semplici. Ecco, qui Raffaello veramente riforma completamente la Sacra Conversazione, anticipando anche rappresentazioni che saranno più proprie di una fase vicino al barocco, in cui ci sarà una rappresentazione pura di elementi divini, cioè il santo o la divinità su uno sfondo di puro cielo e di luce divina. Ma precedentemente, rispetto a
a Raffaello noi non abbiamo mai avuto rappresentazioni di questo tipo, avevamo sempre sacre conversazioni possibili all'interno di chiese e di architetture appunto reali.